Si è chiusa con un messaggio di speranza e di fede nella scienza la 15ª edizione di Cardio Lucca, il grande evento culturale dedicato alla medicina del cuore e dintorni, organizzato da Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia dell'ospedale San Luca. Alla 3 giorni, svoltasi nell'auditorium di San Francesco, hanno partecipato oltre 1000 cardiologi provenienti anche dall'estero. L'atto finale è stato il forum dedicato alla pandemia, al quale è intervenuto tra gli altri il presidente della regione Eugenio Giani con l'assessore alla salute Simone Bezzini. L'evento è stato condotto da Michele Mirabella, esperto RAI dei problemi della salute. Bovenzi ha sottolineato come la pandemia abbia messo a dura prova tutti i sistemi sociali e assistenziali per la tutela e la salute dei cittadini, ma i sistemi stessi hanno anche dimostrato di avere armi per combattere il virus. La scienza è andata avanti, la risposta è stata pronta. Riflettere su quello che la ricerca sta facendo, riflettere su quello che è accaduto organizzativamente anche tra ospedale e territorio, vuol dire evitare alcuni errori, vuol dire ripensare con ottimismo al futuro. Io credo che la scienza saprà dare tutte le risposte più importanti perché si possa presto venire fuori da questa pandemia. E nel corso del suo intervento, il presidente Giani ha ringraziato tutti gli operatori sanitari oggi impegnati nella campagna vaccinale regionale. Perché guardate, se noi guardiamo, è un miracolo. Io sono diventato presidente della regione l'8 di ottobre. Il pensare che oggi in Toscana abbiamo somministrato più di 3.300.000 vaccini, devo dirvi che è stato di questa squadra, e io veramente dico quel grazie che non è formale o rituale, ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai volontari, una squadra collettiva che ha compiuto qualcosa di prodigioso.